della Florida autorizzò l'estradizione di Chicco Forti in un carcere italiano. Da allora è passato un anno e mezzo, ma il Trentino ancora sconta la sua pena in un carcere negli Stati Uniti. Il Parlamento è tornato a occuparsi della vicenda e anche lo zio di Chicco Forti lancia l'appello. Tiziana Raffaelli. Si tratta di una procedura complessa che vede coinvolte diverse articolazioni degli Stati Uniti a livello sia statale che federale. Torna sulla vicenda di Chicco Forti il ministro degli esteri Di Maio in risposta ad un'interrogazione dell'onorevole di Forza Italia Andrea Ruggeri. Oggi, un anno e mezzo dal suo annuncio, il ministro Forti è ancora detenuto negli Stati Uniti e noi gli chiediamo dunque quale sia il reale stato di avanzamento del procedimento che dovrebbe riportarlo in Italia e quali iniziative il suo ministero intenda prendere. Perché Chicco Forti, condannato all'ergastolo nel 2000 per omicidio negli Stati Uniti, è ancora in un carcere americano se un anno e mezzo fa il governatore della Florida ne ha autorizzato l'estradizione? Dipende da una mancanza di dialogo fra livelli statale e federale della giustizia americana, spiega il ministro degli esteri. È fondamentale che i due livelli, quello federale e quello statale, possano convergere su una posizione comune. Uno stallo che rende sempre più stremante la battaglia portata avanti in Italia dallo zio di Chicco, Gianni Forti. Si può solo sperare che questi due dipartimenti riescano a superare questo blocco, che finalmente questo Chicco possa rientrare, perché sembra impossibile che una situazione talmente grave e talmente veloce, se si vuole, da risolvere, venga bloccata per una questione politica più che giudiziaria a questo punto.